Eh sì, Carmine, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. La meteorologia non va mai in ferie, poi in questo caso è doveroso effettuare un aggiornamento perché siamo interessati dalla presenza di una vasta area di alta pressione di matrice africana che in queste ultime ore sta determinando temperature molto elevate sulla nostra regione. Si sfiorano i 40 gradi in Val Pescara, soprattutto tra Scafa e Alanno, 39-39 gradi e mezzo, quasi 40 gradi a Castiglione e a Casauria, ma 38 gradi al di sopra dei 38 gradi anche in Val di Sangro, sulla Valle Peligna, e addirittura si sfiorano i 38 gradi anche sul nostro capoluogo all'Aquila. Insomma, fa molto caldo, mentre i valori sono meno elevati lungo la fascia costiera, dove tuttavia l'afa risulta particolarmente opprimente. Ecco, questa è la situazione. Nelle prossime ore aumenteranno ulteriormente le temperature perché è presente questo promontorio di alta pressione e l'alta pressione favorisce però, come si evince da questa bellissima immagine ad alta risoluzione del satellite russo Meteor, la presenza dell'alta pressione garantisce tempo stabile, ma prevalentemente soleggiato sulle nostre regioni con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, come si evince osservando questo grafico che mostra appunto le temperature elevate, ma ben al di sopra di 8, 9, addirittura 10 gradi al di sopra delle medie stagionali. Il caldo proseguirà nelle prossime ore e anche nella giornata di domani. Farà fatica a scendere la temperatura di sotto dei 24-25 gradi stanotte, anche nelle prime ore di domattina, non solo in pianura ma anche sulle zone montuose. Tuttavia c'è una novità, nel senso che da domani inizierà ad aumentare la nuvolosità, nubi alte stratificate che si notano da questa bellissima immagine, ma poi nella giornata di mercoledì il cedimento dell'alta pressione favorirà l'arrivo di masse d'aria più fresca anche sulla nostra regione. Poi dovremo prestare attenzione alla possibilità di rovesci temporali nella giornata di mercoledì, perché mercoledì appunto arriverà la diminuzione delle temperature, ma i venti ruoteranno dei quadranti settentrionali, ma potremmo assistere a dei fenomeni temporaleschi localmente anche di forte intensità. È chiaro che domani faremo il punto della situazione proprio per questa previsione, per mercoledì. Carmine. Ed è chiaro che poi ci aggiorneremo anche per Ferragosto, Giovanni. Assolutamente sì, per Ferragosto do un flash, temperature decisamente più gradevoli rispetto a quelle attuali, ma dovremo avere bel tempo, soprattutto lungo le coste e sulle zone collinari, qualche possibile acquazzone invece lungo la dorsale appenninica, sulle zone montuose, nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, ma anche per Ferragosto faremo il punto della situazione. Carmine. Grazie, grazie Giovanni.